E grazie, davvero grazie ad Ayat Irfan, rappresentante comunità pakistana di Modena, ma non solo, tu sei anche presidente dell'associazione Pak Sports Club e Terre Argine. Terre d'Argine, sì. Complimenti, grazie, posso dire, complimenti. Grazie. Complimenti perché stiamo già, e lo state capendo, unendo tantissimi aspetti, non ultimo, anzi fra i primi, proprio lo sport, che più di una volta in questo nostro salotto è stato protagonista per un doppio significato appunto che ha, quello legato proprio a fare del bene, al sociale, alla solidarietà. Tu fai qui a Modena appunto il tuo ruolo così, così importante. Giobbe appunto ha aperto in qualche modo già subito il discorso parlando del viaggio, di arrivare, quindi cosa vuol dire lasciare il proprio paese, la propria terra per arrivare, andare in un'altra, cioè tu prima della nostra diretta hai detto molto semplicemente, cioè parliamo un attimo di che cosa significa questo viaggio, cioè non è che uno lo decide così, lo decide al mattino ma non so cosa fare, cioè parliamo di cosa significa lasciare la propria terra, il perché arrivano, quella appunto che è la tua esperienza appunto per quello che fai di bello e per questo mi permetto di ringraziarti davvero. Sì. Quindi quello che succede è come avviene il viaggio, come vivono durante il tragitto e com'è l'accoglienza. Lo so, sono tante domande, mi rendo conto, però insomma racchiudono un po' quella che purtroppo, quello che è il percorso insomma che fanno loro. Sì. Io parto da una scritta molto importante di un scrittore che dice: non c'è il dolore più grande nel mondo di quella della perdita della terra natia. Quindi già lasciare la terra dove uno nasce, dove sono legate le proprie radici, secondo me è uno dei sacrifici più enormi del mondo e della vita di ognuno di noi. E queste persone, quando ognuno di noi penso che mette in gioco la propria vita, veramente se entriamo in merito del discorso, è un passaggio molto importante per qualsiasi di noi, perché quando uno decide di mettere la propria vita in rischio per trovare un futuro migliore, per trovare il futuro migliore dei propri familiari, lasciare i propri genitori, lasciare la propria moglie, lasciare i propri bambini, senza avere una certezza se un domani o magari nel futuro si rivedrà. Bisogna proprio essere nei panni di queste persone qui. E queste persone quando partono, partono per una speranza, non hanno degli obiettivi, cioè hanno solo l'obiettivo di migliorare le condizioni della propria vita, perché poi lì certe volte noi parliamo la gente che muore da fame, ma è veramente così, perché se andiamo a vedere, io provengo dal Pakistan dove ho personalmente vissuto dei casi del genere. E queste persone quando raggiungono un territorio, tipo anche in Italia, quando vediamo sui telegiornali che parlano, è arrivato un barcone, mi è piaciuto molto la frase della Stefania che dice: parliamo degli esseri umani, perché noi dobbiamo parlare degli immigrati? Perché sono esseri umani come noi, c'è una piccola differenza forse del colore, ma hanno lo stesso sangue come noi, hanno la stessa pelle, osse, e sentono lo stesso dolore come sentiamo ognuno di noi. E c'è qualcuno oggi in questo territorio, in una delle regioni più importanti dell'Italia, in una delle città più importanti dell'Italia, città di Ferrari, che si parla in tutto il mondo, no? E c'è qualcuno, ci sono delle associazioni che organizzano questa iniziativa per il ricordo di queste persone che magari io non ho visto altre occasioni dove dall'altra parte dell'Italia o magari nell'altra parte dell'Europa, parliamo anche degli altri paesi, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania,
che qualcuno abbia organizzato, si sente solo che sono morti un numero di persone, ma nessuno ha organizzato qualcosa così importante per il ricordo di queste persone. E questo è un segnale molto positivo anche per gli immigrati che sono presenti regolarmente, si sono stabilizzati regolarmente sul territorio italiano e sul territorio modenese, perché ci dà un segnale per dire c'è qualcuno vicino a noi, non solo noi immigrati per il ricordo. E penso che anche noi immigrati, al di là al di là delle barriere di etnia, religione, eccetera, noi dobbiamo essere uniti e dobbiamo anche noi fare parte delle iniziative e promuovere in qualche modo iniziative di questo genere perché oggi, se andiamo a vedere, ci sono dei paesi del mondo che sono in via di sviluppo, che fanno degli investimenti, dei miliardi e miliardi dei soldi per in qualche modo salvare questo cerchio che si chiama terra. Come facciamo a battere l'inquinamento? Ma questa terra è bella quando è pieno di persone, pieno di esseri umani che convivono con pace tutti insieme. Quindi dove facciamo questi studi, questi investimenti per salvare, dobbiamo fare anche in qualche maniera come a cercare a convivere tutte queste persone su questo cerchio che si chiama terra. E noi organizziamo a Carpi, su Carpi distretto, ormai da 8 anni questa iniziativa tramite l'associazione sportiva PAC Sports Club, l'iniziativa si chiama Lo Sport per Unire il Mondo. Perché gli immigrati quando vengono qui il loro target principale è il lavoro. Prima cosa è il lavoro, come guadagnare i soldi, come portare i propri familiari che sono rimasti ancora lì, come spedire qualche soldo ai propri genitori, ai propri parenti. Io penso che lo sport per unire il mondo, mi è venuto questa idea perché quando tu vedi nel campo, vedi i giocatori di diverse etnie, di diversi colori, uno con la mano nell'altro, e anche tutta la gente che ti guarda, tutti i tifosi, pensano come far vincere il proprio gruppo, non pensano che deve vincere un nigeriano, che deve vincere un italiano, che deve vincere un inglese. È un gioco di squadra. E quindi per far sentire agli immigrati che questo qui è ormai è il nostro paese del futuro, è il nostro paese delle nostre prossime generazioni. Quindi ci dobbiamo dare questo segnale che noi qui non siamo solo per lavorare e solo per fare i sacrifici che dobbiamo, ma siamo anche qui per fare la propria vita, per fare proprio il proprio futuro. Mi sembra di capire quindi che sia un evento quello che appunto sta per accadere e che rappresenta un grande segno di umanità e di utilità, è spiegato molto bene anche per chi è già presente, vive già appunto per esempio in Italia, insomma nel nostro territorio modenese, ma non solo. Ovviamente è spiegato molto bene anche l'importanza però di riuscire a comunicare fra la stessa comunità, per esempio pakistana, ma non solo, no? Perché a volte c'è difficoltà anche in questo, insomma, quindi anche questo è un aspetto molto importante. Io vi ringrazio davvero, insomma il messaggio sicuramente è arrivato anche a casa, quindi insomma chi avesse voglia di dedicare un pochino del suo tempo in questa notte tra il 22 e 23 dicembre, che potrebbe essere anche insomma un regalo molto bello insomma di Natale che uno può fare, insomma. Quindi si può mettere ovviamente in contatto con tutte le associazioni che sono state appunto indicate, nello specifico appunto Modena.